Buonasera, adesso dovremmo essere in diretta. Come ovviamente potete vedere, siamo in diretta dalla meravigliosa piazza del Campo di Siena. Oggi, ahimè, giorno di pioggia. Questo comporta anche che la piazza è molto vuota, ecco perché quando piove diventa impossibile camminare. Sul tufo che è stato messo sulla piazza per poter far correre i cavalli, che diventa scivolosissimo, peggio di una pista di pattinaggio. Ci sono delle passerelle, ecco, se uno li vuole attraversare, ma il risultato è che quindi adesso è un pochettino complicato e quindi non, qui in piazza fortunatamente non c'è, fortunatamente no, purtroppo in questo momento non c'è nessuno, però fortunatamente per la diretta che avevo intenzione di fare. Io di solito quando sono qui a Siena ovviamente penso a tutt'altro, è uno spazio mio. Il palio e l'amore per la contrada sono cose che non c'entrano assolutamente nulla con la politica, ma semplicemente stando all'interno di questo luogo, quindi ripeto, non c'entra assolutamente nulla, ma è passato il 30 giugno. È passato il 30 giugno e quindi qualche parola va detta perché voi in una maniera o nell'altra avete combattuto con me. Io sono molto molto grato perché secondo me siete stati una community fantastica, avete dimostrato quello che può fare una community. E un po' di riflessioni su questa questione va fatta, insomma. Avete sentito, avete visto in tutte le maniere, cioè praticamente in modo strumentale tempo fa le opposizioni, quindi vale a dire il PD e Italia Viva, hanno presentato un disegno di legge di ratifica del MES. Questo disegno di legge di ratifica del MES quindi doveva essere discusso secondo la conferenza dei capigruppo entro il 30 giugno. È stato fatto, hanno avuto la possibilità di poterlo discutere in aula, dimostrando peraltro un livello imbarazzante, imbarazzante. Chi ha avuto modo di ascoltare gli interventi in aula dei proponenti di questo disegno di legge di ratifica, penso che abbia capito il livello incredibilmente basso. E questo livello incredibilmente basso è quello che ci ha consentito in passato di essere dominati in tutti i modi, di essere costantemente fregati, di essere costantemente i primi fessi che andavano a buttarsi dietro ogni cosa che finiva poi a danno del nostro paese, ma non a danno per le cose con cui normalmente fanno i processi, cioè non in danno per gli scontrini, non in danno per quelle boiate, mutande verdi, non so se vi ricordate, no? Queste robe che vi facevano credere che fossero terribili, no? Sempre in danno per miliardi, per decine di miliardi, le cose che poi portano il fatto che le pensioni debbano essere tagliate, il fatto che gli stipendi non si possono aumentare. Ecco, queste decine di miliardi sono sempre state congegnate da questa stessa massa di anti-italiani, capitanati dal Partito Democratico, con la loro bella legion d'onore sulla giacca, no? Quindi tutta gente che evidentemente ha come in testa soltanto ed esclusivamente l'interesse altrui, l'interesse degli altri paesi, l'interesse per la propria meschina carriera. Ecco bene, questo stesso gruppo di gente stronza che ha portato nel tempo al bail-in, a tutte quelle altre cose che hanno sempre fregato decine di migliaia di italiani, azzerato i risparmiatori. Voi vi ricordate tutti i trattati che ci hanno sempre messo nei guai, vengono da questa classe politica cialtrona, asservita, che ha sempre fatto il disinteresse del paese e l'ha sempre fatto nell'ombra. Perché vi ricordate che il MES, il trattato originario, quello approvato nel 2012, fu approvato d'estate, l'ultimo giorno possibile, del Parlamento, quando nessuno sapeva niente, senza nessun dibattito, senza nulla, senza nessuna preparazione, di nascosto, da Monti, che è stato quello che ha portato avanti
la ratifica di questo disgraziato trattato che già alla prima passata ci è costato 40 miliardi, perché alla fine queste sono le cose, sempre senza modo di poter in nessuna maniera discutere o informare i cittadini di quello che stava succedendo. Bene, questa volta un pochettino diverso, probabilmente meditavano di fare lo stesso giochetto, contando in quinte colonne o chissà che cosa dentro anche nei partiti di maggioranza o similari, contando nelle solite maggioranze trasversali che poi alla fine riuscivano a portare a casa sempre il solito risultato, vale a dire di fregare l'Italia. Beh, questa volta è andata un po' diversamente, perché oggi doveva esserci l'ineluttabile, l'impossibile da cambiare, ratifica del MES, e invece il MES non è stato ratificato. 4 mesi di rimando. Uno dice, ma 4 mesi, ma si poteva bocciare subito. Sì, si poteva bocciare subito. Questa è una scelta della Presidente. La Presidente ha deciso. E tutto sommato, secondo me, mi verrebbe a dire, non è esattamente una cosa così improponibile. Il fatto è che, stando in questo momento trattando tanti temi che saranno molto importanti, vedi ad esempio la modifica del patto di stabilità, piccola sciocchezza, è quello che comporterà se in futuro, ogni volta che si fa una legge di bilancio, invece di abbassare le tasse, il governo in carica le dovrà alzare. Quindi immaginate un po' che dettaglino sia il trattare il nuovo patto di stabilità. Pensa di essere in una posizione più di forza per trattare il nuovo patto di stabilità, se invece di arrivare lì con subito uno schiaffo pronto a tutti, no? Quindi dicendo il MES col cavolo, oppure in ogni caso tenendo aperte tutte le carte negoziali. È una scelta, è lei lì a contrattare per noi, non ci sono io, per cui oggettivamente la rispetto come rispetto sempre tutte le scelte di chi in quel momento ha una carica, perché vedete, le cariche politiche elettive sono pro tempore, oggi ci sei tu, domani c'è lui, domani c'è lei, oggi c'è lei, quindi in una maniera o nell'altra va sempre rispettato il lavoro degli altri, come chiedo agli altri di rispettare il mio, no? Per le mie prerogative, per quello che faccio, no? Perché ovviamente da parte mia questa era una roba che rientrava nella mia competenza, no? Cioè, vale a dire, il MES doveva essere ratificato in Parlamento, quindi il governo non c'entrava niente. Quindi anche se qualche ministro magari diceva che bello, aspetta che lo ratifichiamo, però deve passare in Parlamento. E quindi è una delle volte, una delle tante volte dove col vostro voto avete deciso chi deve poi prendere le decisioni, no? E quindi mi avete messo lì, i cittadini toscani mi hanno messo lì e io in loro nome e conto ho detto una cosa molto semplice, vale a dire che non esiste, credo, nessuno fra tutti quelli che mi hanno votato che pensa di avermi votato per ratificare il MES, molto banalmente. E quindi, senza dire faccio chissà che cosa, no? Faccio il mio mestiere, cioè sono un vostro rappresentante, mi avete eletto per avere un certo tipo di atteggiamento nei confronti dell'Italia e della posizione dell'Italia nell'Unione Europea, e quindi io faccio oggettivamente quello che sono il mio minimo lavoro. Dove invece sono riuscito forse a fare qualcosina di più anche col vostro aiuto rispetto al minimo lavoro è stato informare, vale a dire fare il contrario di quello che si è sempre fatto. All'arrivo di una scadenza importante dove c'erano pressioni internazionali, interessi clamorosi e così via, invece di dire zitti zitti facciamo arrivare il momento e poi nessuno giudica, nessuno sa, perché tanto le cose vengono fatte al volo e nessuno sa che cosa è successo, ho fatto un po' di informazione, quella che i giornali non fanno, quella che le televisioni non fanno. Utilizzando un minimo contatto diretto abbiamo fatto un po' di informazione, e qualcun altro che magari in passato ha semplicemente pensato che il MES fosse una bagatella, una bazzecola e così via, leggendo
quello che magari io scrivevo e che voi mi davate una mano a diffondere, ha cominciato a svegliarsi un po' e dire: ma sarà forse che fino adesso mi hanno preso in giro? Quindi grazie a voi che mi avete dato una mano a informare. Non è finita finché non è finita. Perché adesso abbiamo vinto la battaglia, la guerra sarà quando il trattato sarà in mille pezzi, perché teniamo presente che questa è la ratifica peggiorativa e confermativa di una roba che c'è già e che è stata, come vi ho detto, messa e approvata di nascosto nel 2012 e che, ripeto, ci è già costata 40 miliardi e potrebbe costarci ancora di più. Per cui grazie, continuiamo così, abbiamo in questi 4 mesi, bisogna informare per 10, cioè bisogna arrivare a tutti quelli che ancora non hanno capito che cosa sia il MES, che pericolo sia il MES e che simbolo sia il MES. Ma io questo penso che la gente l'abbia capito, perché il MES, magari quello dell'uomo della strada non ha capito nei dettagli che cos'è, ma di sicuro ha capito che cosa significa. Significa sottomissione, l'ennesima, la costante, la continua sottomissione del nostro paese agli interessi stranieri. Basta. E scusate, un'ultima parola per invece qualche altro piccolo personaggio che a parole si dice sovranista, che riempie tweet di usciamo da tutto ieri, chiunque non lo fa tradito, chiunque non lo fa un gatekeeper, cose di questo tipo. E intanto, quando noi abbiamo iniziato a fare questa battaglia per evitare la ratifica di oggi, ha invaso tutti i social: ma lo ratificherete, ma figuratevi, ma dove volete andare, ma vedrete che avrete tradito, ma vedrete che lo ratificherete, vedrete, no, e così via, spargendo il solito consueto disfattismo anti-italiano e cercando di mettere i bastoni fra le ruote in un lavoro che è costante, continuo, di convincimento ogni mattina, ogni sera, di fronte a pressioni terribili. Di fronte a pressioni terribili che arrivano da tutto il mondo. Ecco, di fronte in questo ambito, non che mi cambi qualcosa, sinceramente, non cambia niente, non diamogli il peso che non hanno, ma semplicemente inquadriamoli per quelli che sono, e sono sempre gli stessi, gli stronzi che invece di prendere e fare quello che bisogna fare, vale a dire prendere l'informazione e andare uno per uno a prendere quelli che pensano di essere, che non hanno capito, quelli che potrebbero essere invece incerti, quelli che non sanno che cosa sta succedendo, quelli che potrebbero essere vittima delle pressioni, che quindi vanno sostenuti, vanno motivati, bisogna far vedere che la gente è contro questa porcheria. Ecco, invece di dannarsi per far vedere che si è contro questa porcheria, si pensa andare contro a me. Perché cosa? Pensando in futuro di andare a ramazzare lo 0,1 in più rispetto allo 0 che prendono di solito ogni volta che tutti questi stronzi provano a mettersi in una competizione elettorale, cercando di far saltare il solito seggio in più per il PD? Oppure magari gente del 5 Stelle, ex, i troll del 5 Stelle che, disperati perché era un po' di tempo che non sapevano cosa fare, che si rimettono in pista perché dicono: che bello, adesso ci siamo messi contro. Quando è stato Conte, ricordiamocelo sempre che è stato Conte a firmarlo sto cazzo di trattato del MES e a metterci in questa situazione antipatica nei confronti del resto dell'Unione Europea, facendoci partire da una posizione di debolezza nella trattativa. Ecco, un minimo di dignità. Adesso dite di essere contro, benissimo, ne sono felice, tutti quelli che sono contro vanno bene, ma un minimo di dignità, eh? Non andate adesso a dire Borghi è cattivo sempre, perché cosa? Per lo 0, in più? Ma tanto quelli che vi votano è solo per reddito di cittadinanza, dai, su, non diciamo scemenze. Per cui ricordate che in giro per il mondo, purtroppo, mentre qui si cerca di lavorare con un minimo di serietà, c'è come sempre una marea di stronzi, gli stessi che infangavano il mio lavoro quando cercavo di fermare il Green Pass,
Perché qualche volta si vince, qualche volta si perde, eh? Però ci vorrebbe un minimo di rispetto per chi porta avanti certe battaglie, anche quando perde, capito? Invece prendere, arrivare lì, scherzare di questo tipo, è da stronzi. Quindi, ci siamo capiti, grazie a voi, bravi, bravi perché avete fatto quello che si doveva, gli stronzi, li avete riconosciuti, basta andare a vedere, fare una ricerca su Twitter per ratificherete. Propongo, bloccateli tutti, ma proprio tutti in massa, non perderete assolutamente niente e gli si darà meno armi per fare disfattismo in futuro. Quindi search, ratificherete, bloccare tutti, tutti, capito? Quindi grazie ancora, combattere, grazie per chi mi è rimasto vicino e da questa splendida piazza adesso... Per ora, liberamente, fortunatamente, posso tornare a pensare solo al padre. Grazie davvero. E un altro giorno è andato e un'altra vittoria portata a casa.